Si può giocare a Spider-Man Far From Home su PS4? Purtroppo no. Ma in compenso Insomniac ha rilasciato una patch che ci permette di usare due dei costumi dell'omonimo film. Ciao a tutti, io sono Sasha e basta, e in questo video vi mostrerò le nuove tute disponibili con la patch 1.16 in tutto il loro splendore. Cliccate mi piace per aiutare gli altri a trovarlo e andiamo! In occasione dell'uscita nei cinema di Spider-Man Far From Home, Insomniac ha deciso di farci una sorpresa regalandoci due costumi per Marvel Spider-Man su PS4. Questa notizia è stata rivelata ieri e vorrei ringraziare Luke3 che ha condiviso questa informazione con me attraverso Instagram. Anche lui ha un canale YouTube e se volete dargli un'occhiata vi lascerò il link giù in descrizione. E ora passiamo alle tute. Cominciamo subito da quella che è diventata la mia tuta preferita ed è il costume potenziato. Come alcuni di voi sanno, finora la mia tuta preferita era il costume Stark, ma questa versione sembra ancora più tecnologica e matura. Come sempre, Insomniac ha fatto molta attenzione ai dettagli e anche questa tuta è di ottima fattura. La seconda tuta mi fa pensare al costume Noir. Si tratta del costume furtivo, anche questo molto più avanzato, tecnologico e con una grande attenzione ai dettagli. Per avere queste tute vi basterà scaricare l'ultimo aggiornamento 1.16, ma se avete appena cominciato il gioco e non vedete le tute disponibili non vi preoccupate, vi basterà arrivare alla missione dove sbloccate il costume avanzato. Dopo quel livello potrete scegliere una delle tante tute disponibili. Fateci sapere nei commenti qual è la vostra tuta preferita, visto che dall'inizio del gioco fino ad ora sono state rilasciate ben 42. Iscrivetevi per altri video come questo, cliccate mi piace per supportare il canale e se avete qualche domanda o proposta scrivetele nei commenti. Qui Sasha e basta, e ciao!